ragazzi, ragazzi mio. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi di un argomento abbastanza serio. Diciamo, sono qui per raccontarvi una storia che mi è successa qualche giorno fa, di cui non molti sono informati. Il tutto è successo giovedì 26 ottobre. Alle 18:30 di giovedì 26 ottobre sono partita da casa mia per andare a casa di Alessio. Per chi non lo conoscesse, Alessio Militano. Allora, sono partita alle 18:30. Diciamo che da casa mia fino a casa di Alessio ci vogliono all'incirca 2 ore con i mezzi, attenzione, con i mezzi. Nel mentre io ero in viaggio per andare a casa di Alessio, ho mandato questo messaggio ad un gruppo WhatsApp dove ci siamo io, Sergio, un mio carissimo amico, e Alessio, appunto Alessio Militano. Ho inviato questo messaggio e poi sono uscita. Questo messaggio, ragazzi, non è un messaggio buttato lì a caso, cioè sì, però è un messaggio che non ho inventato io, ma bensì è un messaggio che ho preso da un video di Mr. Amon, di questo ragazzo che ha inviato questo messaggio alla sua famiglia prima di ammazzare 4 suoi compagni di classe e se stesso. Una cosa veramente no sense. Però comunque, ho mandato quel messaggio semplicemente per fare uno stupido prank a loro, attenzione, tenetevi a mente i due nomi, Alessio e Sergio, che è appunto il prank a chi lo stavo facendo, ad Alessio e Sergio. Però la cosa è andata un pochino, diciamo, sulle lunghe, perché io dopo aver mandato quel messaggio ho messo uno story su Instagram, che non so se riesco a trovarvelo, non lo so ragazzi, forse riesco a trovarvelo con lo screen, con scritto addio in arabo e ho anche messo una foto con la descrizione addio in arabo. Tutto questo era collegato al troll che stavo facendo ad Alessio e Sergio, ok? Quindi non era legato alla mia vita o chissà quant'altro, era semplicemente per un prank che stavo facendo ad Alessio e Sergio. E nel mentre stavo facendo tutto ciò, il mio telefono, come al solito, perché io esco sempre di casa con il telefono scarico, si è spento. Dopo 2 ore sono arrivata a Piramide. Per chi non è di Roma, raga, è una stazione, diciamo, metro. Da Piramide, per andare a casa di Alessio, si deve prendere un trenino che passa ogni 15 minuti, che mi portava fino a una fermata dell'autobus, che poi dovevo prendere questo autobus e andare fino a casa di Alessio. Che cosa è successo? Mentre ero su questo trenino, io quella notte non avevo dormito, perché molto spesso mi capita di non dormire a me la notte. Tanto che ci sono notti addirittura che non dormo, eppure vado a scuola, poi torno a casa, faccio quello che devo fare, poi vabbè, crollo tipo alle 8 di sera. Quindi, mentre ero in treno per andare a casa di Alessio, che ci avrei messo sì e no un'altra ora, mi sono addormentata. Per poi risvegliarmi alla stazione Stella Polare. Stazione che io non so minimamente dove sia a Roma, non sapevo neanche che esistesse una stazione che si chiama Stella Polare. Comunque, mi sono risvegliata senza zaino, e nello zaino c'era il mio telefono, che adesso ho qui spento, il mio portafoglio contenente più, diciamo, di 30 euro, avevo più di 30 euro, non voglio dire precisamente qual è la cifra, e in più avevo anche il regalo di Alessio, che era un orologio, quindi salgo su dove ci sono i militari e denuncio il fatto che mi hanno rubato lo zaino, che sono partita da stazione, ta, 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 dovevo arrivare qui, mi hanno rubato lo zaino perché mi sono addormentata, e bla bla bla. Il signore che lavorava alla metro mi ha detto, guarda, ti ha chiamato tua madre per dirgli che tu sei qui, e io ho detto, sì, l'ho chiamata, cosa assolutamente non vera, perché se avrei chiamato mia madre, mi avrebbe mangiata viva. Ora invece spostiamo la visuale su cosa stava succedendo invece a casa mia. Alessio, impanicato, insieme a mia madre e Sergio, ci sono messa a fare una diretta, dicendo, oddio ragazzi, Silvia è scomparso, mio Dio, non ci risponde più, mio Dio, dove è sparita mia madre? All'inizio pensavo fosse tutto quanto un troll, pensando che io in realtà stavo a casa di Alessio e la stessimo trollando. In realtà io stavo andando a casa di Alessio, soltanto che mi sono dovuta fermare perché mi hanno rubato lo zaino. Tutto questo, ragazzi, tutto questo casino che è successo è perché mi sono addormentata, quindi tutto questo è successo come un casino della Madonna, è successo a casa. E io vi do la conferma, ragazzi, che non sapevo niente perché il telefono non ce l'avevo perché era nello zaino che mi avevano appena rubato, inoltre era pure spento, e in più ero lì alla stazione Stella Polare ad aspettare comunque che qualcuno mi trovasse il mio zaino. Poi Alessio mi ha raccontato che è successo un bordello sul webcam, adesso ha fatto una live, c'erano tipo 7.000 spettatori, poi ha detto che faceva live sul profilo mio, sul profilo suo, sul profilo mio, faceva storie, mio Dio, si dice scomparso, mio Dio, tutta Instagram mi deve essere impanicata. Cioè, raga, per farvi capire, anche tramite amici, per sapere come stavo, mi hanno contattato Marco Ciolucci, Torchio, Maria Sole, Luciano, Geri Denucci, chi più ne ha, più ne metta, raga, tutta Instagram mi deve, Bianca, Nicola, ho fatto un post, Bianca, io non lo so, un casino, raga, un casino è successo. In tutto ciò,
io ero ancora lì ad aspettare il mio zaino. Io, ragazzi, arrivata lì alla stazione polare, che erano le 9:30, passata un'altra ora, quindi si erano fatte le 10:30, ancora nessuna notizia. Ma noi ritorniamo invece a casa su quello che stava succedendo, senza che io sapessi niente. Col mio Instagram, ragazzi, perché adesso è il mio Instagram, ha cominciato a fare dirette, bla bla bla, ha parlato, tutto quanto, tutti impanicati. E intanto, dopo un'altra ora, finalmente, quindi ormai sono fatte le 11:30, finalmente, ragazzi, ci ha chiamato uno della sicurezza della stazione Bitinia, che non so neanche quanto caspita sia, e ci fa: abbiamo ritrovato lo zaino di Silvia Olivier al bagno degli uomini. E io, il mio zaino, che botta di culo, ho detto sì, il mio zaino. Madonna, questo qua è proprio una, vabbè, ho detto mamma mia, ho detto wow. Allora, che succede? Vado fino a Bitinia con la volante, nino, con lo, proprio, raga, un casino, guardate. Non ve sto manca di. Arrivo alla Bitinia, prendo il mio zaino, che avevo un po' schifo, ho toccato. Prendo, apro la taschina, che io ho, ragazzi, una taschina con la zippa, adesso ve la faccio anche vedere. Questo è lo zaino adesso lavato. Qui, ragazzi, avevo una taschina. Quando mi hanno rubato questo zaino, quindi a stazione Bitinia, ormai, che caspita di erano, saranno state le 9. Sì, sono state le 9 quando mi hanno rubato lo zaino, ragazzi. E qui, all'interno di questo taschino qua, chiuso con la zip, c'era il mio telefono, che è, ragazzi, il mio telefono è completamente nero, un iPhone 7 completamente nero con la cover nera. Io sono super fortunata, ragazzi, di aver messo questa cover qui, perché messa qui dentro, incastrato, perché questo qua era proprio incastrato, raga, incastrato qui dentro, chiuso con la zip al buio. Dove lo trovi? Dove? Che poi manco si sentiva il peso, perché dentro c'era il portafoglio più il regalo, quindi manca sentito il peso. Si è preso il portafoglio e il regalo. Sto fame. Si è preso il portafoglio e il regalo, meno male, ringrazio il signore, non mi ha preso il telefono. Telefono spento, però almeno avevo il telefono. Intanto a casa, ancora dirette, storie, un bordello, la madonna, mia madre stava piangendo, tutta impanicata, tutta disperata. Anche se quando mi ha fatto vedere il video che ha fatto per dire appunto che andava tutto ok, ha detto che là era tranquilla. Poi appena ho chiuso il video piange, disperata, Torniamo a casa finalmente per mezzanotte, perché ci abbiamo messo una ventina di minuti con la volante. Io no, siamo tornati a casa per mezzanotte. Adesso, ragazzi, mi vedete ridere, perché comunque è una, come storia è veramente molto divertente, perché a raccontarla così è veramente divertente, detta da me appunto, che mi è successo tutto quanto, è molto molto divertente. Però nel momento in cui non trovavo il mio telefono e stavo tutti impanicati, non faceva ridere assolutamente. Torno a casa, accendo il mio telefono, chiamo Alessio, gli faccio: Alessio, Dio, guarda che è successo questo. Gli spiego tutta la situazione e lui mi dice: guarda, io ho fatto la diretta, ho fatto qui diretta. Cosa? Qual è? Ho detto: oh madonna mia, adesso voglio vedere cosa è successo. Vado, apro Instagram direct, 3 miliardi di direct, e io ho detto: eccola, ho detto: guarda, mo è successo un casino, mo devono cominciare a arrivarmi quelli che mi dicono: ah, vergogna, fai schifo, oddio, tutto falso, mio Dio, tutto viso, mio Dio, che fa. E quindi ho detto: padre, perché uno non me la vuoi mandare buona? Ok, mi hanno mandato buona il fatto che mi hanno trovato lo zaino contenente il mio telefono, ma potevi mandarmela anche buona, che nessuno faceva uno story, se niente, niente. Ma io, ragazzi, non do colpa ad Alessio, anzi io lo ringrazio comunque per essersi preoccupato tanto per me. E so che io avrei fatto la stessa cosa, raga. Se un giorno Alessio sparisce, sappiate, aspettatevi una bella diretta dove io vi dico: raga, Alessio è sparito, non mi risponde da 3 minuti su WhatsApp, è scomparso, è stato rapito dagli alieni. Quindi, ragazzi, chiusa parentesi, io non sono stata rapita, io non mi sono suicidata, io non mi sono andata appunto a buttare da un ponte, supposizione che molte persone si sono poste. Cioè, capitemi il mio disagio, ragazzi, che quando sono tornata a casa mi sono ritrovata con 3 miliardi di direct di tutte le persone: oh mio Dio, si ricorda tutto adesso, mi ha rapita. Io ho detto: cosa? Quindi, per tutti quelli che sono pronti in questo momento a scrivere nei commenti: oh mio Dio, vedi che l'hai fatto tutto quanto per le visual, posso semplicemente dirvi di no, per il semplice fatto che io, mentre stavo succedendo tutto il casino sul web, ero alla stazione Stella Polare ad aspettare notizie per il mio zaino contenente il mio telefono spento, il regalo e il portafoglio. Questa, ragazzi, è la storia di tutto quello che mi è successo. Non potete dirmi che ci sono altre versioni, perché l'unica versione, ragazzi, vera ve la posso raccontare io. Non ci sono altre persone che in quel momento erano lì con me, quindi l'unica versione vera e unica e autentica ve la posso dare io. Quindi, ragazzi, io vi chiedo anche la cortesia, prima di sparare accuse e cose così, ragazzi, ascoltate la versione. Inoltre, volevo anche scusarmi con tutte 400.000 persone su Instagram che gli ho fatto prendere un infarto, ma io nel momento in cui c'erano tutte quelle dirette, quelle storie, eccetera eccetera eccetera, non ero a casa, ero alla stazione Stella Polare a cercare il mio telefono, capitemi, raga. Quindi io vi chiedo immensamente scusa per essermi addormentata, per aver creato un bordello, anche se alla fine il bordello, raga, non l'ho neanche creato io, perché io in
quel momento non ero proprio a casa, non ero veramente a casa, raga, non ero a casa, non avevo a disposizione il telefono per creare cose così. La scritta in arabo, vi ripeto per le persone che non hanno capito, la scritta in arabo, la foto e tutto quanto era legato ad un troll che stavo facendo ad Alessio e Sergio, capito? Quindi credo, inoltre volevo rispondere all'ultima cosa che mi ha detto Alessio, che quando chiamavano gli dava numero inesistente. Io, ragazzi, quando ho aperto le chiamate perse, non avevo chiamate perse, cioè avevo chiamate perse da parte di persone che mi avevano provato a chiamare su WhatsApp. Queste, ragazzi, sono le uniche chiamate perse che mi sono arrivate giovedì. Tutti mi hanno detto che mi hanno chiamato, tipo Marco, a me niente mi è arrivato. Mi hanno detto che mi ha chiamato Mary. Però io, ragazzi, chiamate di queste persone io non ce l'ho. Cioè, quindi mi sono andata a informare tramite la 3 e gli ho detto scusatemi, mi è successo questo, questo, qua. Pure loro ho dovuto raccontare la storia. E loro ho detto guarda, l'unico modo per dare numero di esistente è quando cambi sim. E io ho detto no, la sim è sempre quella, il numero è sempre quello. Quindi ragazzi, io credo, anzi ne sono sicura all'80%, che in quel momento avevo il non disturbare. E io quando ho il non disturbare, le persone che provano a chiamarmi gliela inoltre la chiamata a un numero di esistente. E si vede che in quel momento io avevo il non disturbare. Però avevo anche il telefono spento, quindi raga, non lo so, quindi non lo so veramente. L'unica spiegazione è che avevo il non disturbare. Poi per il fatto del telefono spento che continua a dare il non disturbare, questo, ragazzi, veramente alzo le mani anch'io, alzano le mani anche quelli della mia scheda, della 3. Non sanno neanche loro, non sanno veramente loro neanche quello che devono dire. Ragazzi, vedo tutta quanta la spiegazione. Spero comunque questa spiegazione, che questa storia della mia vita vi sia piaciuta. Fatemi sapere qui sotto se avete qualche domanda o cose così. Io tutte quante le spiegazioni possibili ve le ho date, vi ho risposto a qualsiasi domanda. E ancora scusa, facciamo partire l'hashtag comprate un power bank a Sivi, così al prossimo evento, che sia un Romex, che sia un evento mio privato, portatemi un power bank, così tutto sto casino non succede. E in più facciamo partire l'hashtag Sivi vai a dormire e dormi la notte, così regà la prossima volta non mi addormento e nessuno mi ruba niente. Detto questo, la vostra Sivi Show di fiducia vi manda un bacio e ci becchiamo alla prossima storia della mia vita. Un bacio, ciao.